Potresti fare una magia per far sì che Babbo Salvo smetta di odiare Mattia? Allora, questo no. No, questo non mi piace, questo no. Che mi sta succedendo? Mattia, sta funzionando! Perché sta facendo il verso della scimmia? È arrivata la mamma, adesso come si fa? Ragazzi, ci vediamo il 17 dicembre a Napoli al Christmas Village. Ci saremo io, Babbo Salvo e mamma Cinzia. Mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi. Giorgio, è passato un giorno e ancora non abbiamo trovato la soluzione per potermi far tornare a casa. Dai, non ti preoccupare, Zippy. In qualche modo troveremo un'opzione per rispedirti al Polo Nord. Ragazzi, ancora non ci credo. Stanotte ho dormito con un'elfa vera in camera. Anche se un po' russava, ma non glielo dite e non lo scrivete nei commenti, per favore. Giorgia, tutto ok? Sì, sì, babbo, tutto ok. Giorgia, vedo pure che ancora il letto non è stato fatto, Fallo quanto prima, perché se viene la mamma e vede che hai tirato fuori il letto per un pupazzo, si arrabbia, va bene? Dai, muoviti. Sì, babbo, ora lo sistemo. Ragazzi, se volete sapere come va a finire, lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci. Zippy, ho un'idea! Potremmo chiedere aiuto a Mattia. Mattia? Ma chi è Mattia? È il mio fidanzato e ha sempre un sacco di idee. Vedrai che con il suo aiuto riusciremo a rispedirti al Polo Nord. Davvero? Sembra interessante. Però c'è un piccolo problema. Devo dire al babbo che viene Mattia, perché non è che lui sta poi così tanto simpatico. Mattia, rimani qui e cerca di non farti beccare. Ah, vero, mi ero scordata. Zippy, non la vede il babbo? Babbo, posso chiedere una cosa? Aspetta a chiedermi le cose. Prima di tutto, l'hai fatto il letto? Sì, no, ancora lo devo rifare. Va bene, comunque dimmi, che vuoi da me? Posso invitare un amichetto, per favore? Un amichetto? Scommettiamo che questo amichetto si chiama Mattia? Sì, ma come hai fatto a indovinare? Che non lo sapevi che sono diventato un mago? Comunque io dico, ma con tanti amichetti e amiche che devi invitare sembra Mattia. Comunque, invitalo, fallo venire, tanto vi tengo d'occhio. Sì, grazie babbo. Oh, ciao Mattia. Pronto Giorgia? Senti, verresti subito qui? Subito, ma non so se ce la faccio. Dai su, che c'è una cosa che quando la vedrai non ci crederai. Davvero? Che cosa? Dimmelo, dimmelo. No, per telefono è meglio di no. Dai, allora arrivo subito. Va bene, ti aspetto, anzi ti aspettiamo. Ok, ciao. Sono proprio curiosa di conoscere questo Mattia. Sembra proprio un bravo ragazzo. Hanno bussato? Ma chi è? Ma chi è? Hanno bussato? Sa che qualche teppistello che vuole fare qualche scherzo. Babbo Salvo ha proprio sempre voglia di scherzare. So io, sono Mattia! Babbo, ho sentito bussare, chi era? Giorgia, non c'è nessuno. Io ho aperto, ho guardato, ma non c'è nessuno. Magari... Ma, babbo, stanno bussando, vabbè. Vado io, lascia perdere. Oh, Mattia, entra veloce. Oh, che freddo che fa fuori. Vieni, Mattia, vieni con me. Ehi, voi due, dove andate? Babbo, stiamo andando su in camera a giocare, vero Mattia? Sì, è vero, Giorgia. Sì, a giocare. Mi raccomando, state distanti. Ci siamo capiti? Guardate che dopo vi vengo a controllare, Sì, babbo, mammina quanto sei noioso. Ma veniamo Mattia. Vieni Mattia. Ah, aspetta. Prima di entrare ti devo chiedere una cosa importantissima. Ok. Ma tu ci credi a Babbo Natale? Certo che sì, Giorgio, andiamo, mi porto un sacco di regali. Allora, ti posso fare entrare. Ragazzi, se volete vedere che faccia farà Mattia, anche se secondo me farà questa faccia. Comunque, lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci. Vieni, Matti. Eccola, sorpresa!
Giorgia, che devo guardare, il letto? Ma qui, fino ad ora c'era un elfo. Un elfo? Ma che dici, Giorgia? Oh, com'è possibile? Era qui. Zippy, Zippy, dove sei? Non ti preoccupare, esci. Ehi, sono qui. Ciao. Ma tu sei... Chiudi la bocca, ti c'entrano i moscerini. E comunque sì, come pensi sì, è un elfo. Ti presento Zippy. Ciao ciao. Ma tu sei un vero elfo. Sì sì. Giorgia, vieni con me. Sì. Giorgia, ma è un elfo vero? Sì sì, è proprio un elfo vero. E ha dormito con me stanotte. Giorgia, ma è vero che gli elfi quando muovono le dita fanno le scintille? Sì certo, ieri me l'ha fatto vedere. No, lo voglio vedere anch'io. Gli elfi se lo posso vedere? Va bene, chiediamolo. Zippy, per favore, potresti far vedere anche a Mattia quando fai tutte le lucine con le dita? Fammi pensare... Sì, va bene, ok. Ti è piaciuto, Mattia? Giorgia, ma sei fortunatissima! Hai un elfo vero in casa! Ma ora, ragazze, che si fa? Ho io un'idea! Perché non ascoltiamo la nostra nuova canzone, La festa dei bambini? Così anche Zippy si sente a casa! Buon Natale a tutti quanti, ai più grandi e più piccini! Buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini! Buon Natale in compagnia, il più bello che ci sia! Buon Natale insieme a noi, che pensiamo sempre a voi! Sarebbe in casa che vado a controllare che cosa stanno combinando quei due in camera, perché di quel furbetto Mattia non è che mi fido più di tanto! Che state combinando? Quante volte che ti ho detto che non devi stare vicino a Giorgia? Mettiti qui, ok? Distanti, così, Tu qui, Giorgia, guarda che lo faccio andare via subito, No! Seduta lì, ok? Potete parlare, potete giocare, ma distanti. Vi raccomando, vi tengo d'occhio, fra un'oretta ripasso di nuovo, anzi fra 5 minuti. Va bene. Giorgia, perché Babbo Salvo non ha visto Zippy? Perché non crede a Babbo Natale, sì lo so, una cosa strana. Te Zippy rimani qui e te Mattia vieni con me. Mattia, mi è venuta una super idea. Essendo che Zippy è magica, pensavo che potrebbe fare una magia a Babbo Salvo per farti rimanere simpatico. Secondo te ce la farà? Non lo so, ma vediamo se è possibile. Zippy, abbiamo da chiederti una cosa. Ditemi un po'. Potresti fare una magia per far sì che Babbo Salvo smetta di odiare Mattia? Perché non mi sopporta. Ma non l'ho mai fatto, però vabbè, ci posso provare. Ragazzi, perché state scendendo così piano piano? Cosa mi state nascondendo? Babbo, è che non ti si voleva disturbare. Quindi facciamo come abbiamo detto. Va bene, Zippy? Va benissimo. Va bene, Mattia? Sì. Va bene, Lucio? Ah, vero, se dormi. Scusami che ti ho svegliato. Vabbè, comunque. Andiamo? Io ho visto che la sedia è... si è mossa, qualcuno l'ha spostato, però come vedete non c'è nessuno. Comunque stanno succedendo cose strane, è da ieri, ieri mi è volato il cappello, ora si è mossa la sedia. Io incomincio a avere paura di questa casa. Allora, questo no. Da questo non mi piace, questo no. Che mi sta succedendo? Sta funzionando! Sì, sì. Ma che ci faccio qui? Perché c'ho il computer davanti? Io non capisco dove sono, che ci faccio qui, perché sono qui? Questo è mio? Boh! Questo di chi sarà? Ma poi
dove mi trovo? Ecco fatto, penso di esserci riuscita. C'è solo un modo per saperlo. Vieni, Mattia. Babbo, guarda chi c'è, c'è Mattia. Babbo? Ma chi siete voi? Babbo, c'hai sempre voglia di scherzare. Comunque, io sono Giorgia e lui è Mattia. Ciao, bro. Giorgia? Ciao, bro. Anche se questa parola mi ricorda qualcosa. Però, non riesco a mettere a fuoco. Io non mi conosco. Ma poi, che ci faccio qui io? Mattia, mi sa che è successo un guaio. Zippy, c'è un piccolo problema. Il babbo non si ricorda neanche chi sono io. Che cosa hai combinato? Giorgia, scusami, io non l'avevo fatto questa magia. Io fino a ieri aggiustavo i giocattoli. Zippy, scusami, se te sai aggiustare i giocattoli, puoi aggiustare anche la testa di Babbo Salvo. Bravo, Mattia. Ogni tanto sei d'aiuto e sei anche molto intelligente. Come ogni tanto? Dai, stavo scherzando. Ok, ci riprovo. Aia, ma che mi succede? Perché sta facendo il verso della scimmia? Ragazzi, mi sa che ho combinato un gran pasticcio. Sì, grazie Zippy, ma l'avevo capito. Adesso che si fa? Ragazzi, siamo nei guai perché se torna la mamma e trova il babbo in questo modo, in queste condizioni, si arrabbia di brutto. È arrivata la mamma, adesso come si fa? Vieni, Mattia, adesso te lo mettiamo. Scimmia, vieni. Vieni, ci infilare con te. Adesso andiamo ad aprire la mamma. Ciao mamma. Ma Giorgia, è freddo, sì. Ciao Giorgia. Ciao Mattia, ma che ci fai qui? Hai perso la lingua? No, sai che ha sempre voglia di scherzare. L'ho invitato qui per fare i compiti. Ah, ok. E babbo dov'è? Forse è giù, no. Forse è andato su. Forse, ma no, è andato via, babbo. Che strano però. Salvo è andato via e ha lasciato quei due da soli? Geloso com'è. Non me la raccontano giusta. Vabbè, vado a preparare la cena. Ragazzi, siamo ufficialmente nei guai. Dobbiamo far tornare Babbo Salvo come era prima. Zippy, per caso ti ricordi qualche formula magica per far ritornare Babbo Salvo uguale? Giorgia, aspetta, guardo nel tablet. Questo no. Questo no. Questo no. Giorgia, brutte notizie, non trovo niente. Mattia, bisogna trovare una soluzione perché se la mamma scopre che il babbo ha perso la memoria e è diventata scimmia, siamo nei guai giganti e grossi. Ragazzi, dateci voi una mano. Se per caso sapete qualche formula, scrivetela nei commenti, per favore ragazzi. Bene ragazzi, è meglio chiudere questo video perché siamo già nei guai grossi. Comunque, se questo video vi è piaciuto, lasciate tantissimi pollicioni, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti. E io, Mattia, Zippy l'Elfina, mamma e babbo scimmia senza memoria, vi salutiamo con un grande wow! Ragazzi, che dite? Le ho fatto una banana al babbo? Non lo so, vabbè, le do comunque. Buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini. Buon Natale in compagnia, il più bello che ci sia. Buon Natale insieme a noi, che pensiamo sempre a voi. Tutto bene, la Giorgina ha un presentimento strano. Hai ragione, la vicina è scappata via lontano.